Ben ritrovati da Meteo.it, partiamo con uno sguardo a quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Come potete vedere, l'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato su gran parte delle nostre regioni meridionali, mentre, guardate, la perturbazione numero 7 si avvicinerà al nostro territorio portando un nuovo peggioramento al centro-nord. Diamo uno sguardo dettagliato a quello che accadrà nella giornata di martedì. Il tempo in generale resterà stabile da nord a sud, da segnalare maggiore nuvolosità sulle nostre regioni settentrionali in Toscana, con la possibilità di nebbie in pianura padana. Le temperature massime nella giornata di martedì resteranno estive sulle isole maggiori, dove saranno possibili punte anche intorno ai 32 gradi, valori stazionari sul resto del territorio, in lieve aumento al nord con punte massime intorno ai 22 gradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi ricordo di consultare la nostra app, sempre aggiornata, meteo.it. Buonasera e ben ritrovati da Meteo.it. Uno sguardo a quello che accadrà durante il fine settimana. Nuovo peggioramento in arrivo a partire dalla giornata di domenica, con l'arrivo della perturbazione numero 6 del mese di settembre, che si concentrerà sulle isole e al nord-ovest. Intanto, con ordine, quello che accadrà nella giornata di sabato: il tempo sarà in generale stabile da nord a sud, con un aumento generale della nuvolosità. Le temperature massime resteranno vicine alla media, con punte intorno ai 27 gradi in Sicilia e Sardegna, valore in lieve aumento al centro e anche in Sardegna. Per quanto riguarda la giornata di domenica, i primi effetti della perturbazione numero 6 aumenteranno le nuvole al nord-ovest lungo il versante tirrenico e le prime piogge interesseranno per lo più Sicilia e Sardegna. Vi ricordo, come sempre, che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare la nostra app, sempre aggiornata, meteo.it. Buongiorno e ben ritrovati da Meteo.it. Uno sguardo a quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Inizio di settimana con prevalenza di tempo stabile, poi l'arrivo della perturbazione numero 1 del mese di ottobre. Intanto, quello che accadrà nel corso delle prossime ore, quando i cieli saranno nuvolosi su gran parte del nord e in Toscana, prevalenza di cieli sereni sul resto d'Italia. Le temperature massime oggi si manterranno leggermente al di sotto della media, con punte massime intorno ai 27 gradi in Sicilia e anche in Sardegna. Per quanto riguarda la giornata di domani, i sintomi dell'arrivo della perturbazione numero 1, con un aumento generale della nuvolosità al centro-nord e il rischio delle prime piogge lungo le Alpi in Toscana e anche in Liguria. Precipitazioni che, guardate, poi nel corso della serata si faranno più diffuse e andranno a coinvolgere maggiormente il nord. Per ulteriori dettagli, la nostra app meteo.it. Ci sono delle buone notizie: la perturbazione numero 4 che ha interessato il nostro territorio proprio in queste ore si sta allontanando dall'Italia, dunque assisteremo ad un rapido miglioramento della situazione. A confermarcelo la previsione per le prossime ore, il tempo sarà stabile da nord a sud, vi segnalo qualche nuvola in più presente sulle nostre regioni centro-meridionali. Nel dettaglio anche le temperature massime: oggi assisteremo a un calo generale delle temperature, un calo più marcato sul versante adriatico all'estremo sud e in Sicilia, con punte massime intorno ai 28 gradi appunto in Sicilia. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora prevalenza di tempo stabile, cieli sereni su gran parte delle regioni meridionali, qualche nuvola in più invece interesserà il nord con il rischio di qualche debole pioggia. Quello che dovremo aspettarci dunque durante il fine settimana: alta pressione in rinforzo che garantirà in generale tempo stabile in gran parte del nostro paese, stabile e soleggiato. Sabato qualche pioggia isolata su Alpi del nord-ovest e in Liguria. Le temperature resteranno in linea con le medie stagionali. A voi. Buonasera e ben ritrovati da Meteo.it. Uno sguardo a quello che accadrà durante il fine settimana. La perturbazione numero 8 e 9 del mese di settembre inizieranno ad allontanarsi dal nostro territorio. Dunque, nella giornata di domenica assisteremo ad un momentaneo miglioramento del tempo. Intanto, con ordine, quello che accadrà nella giornata di domani, da segnalare ancora il rischio di qualche fenomeno al nord-est, lungo il versante adriatico, al sud e in Sicilia. Temperature massime: prosegue la fase di caldo anomalo al sud e anche in Sicilia, con punte intorno ai 33 gradi, valori che resteranno stazionari o saranno in calo sul resto del paese. Diamo uno sguardo anche alla previsione per la giornata di domenica. Come anticipavo, il tempo migliorerà da nord a sud, con gli ultimi fenomeni che andranno ad interessare il versante adriatico.